ragazze, sono stata da Trinità a prendere un po' di cosine perché oggi in regalo c'era il plaid. Aggiungendo, spendendo almeno 15 euro di spesa, aggiungendo il contributo di 1 euro, mi davano in regalo il plaid. Io sono arrivata alla cassa, che era rimasto l'ultimo, già l'ultimo oggi che è venerdì, e da dovevano dare anche domani, si vede che non ne hanno mandati molti, oppure c'è stata molta gente. E un bel plaid grande, 115x155 cm, quindi se vi piace ragazze c'è anche domani sabato. Io lo cercavo color grigio e sono stata fortunata perché l'ultimo rimasto era proprio grigio, quindi che culo, come si suol dire. Allora, vado in ordine con lo scontrino. Adesso salto naturalmente le cose che ho comprato per la casa perché penso che non vi interessino. Se non è così, postatemelo qui sotto che nei prossimi video magari vi metto anche quelli. Tipo, non so, le sciogliere nel gin, il bio form, tutte queste cose. Ho utilizzato anche degli sconti 20% che c'erano su delle cose per la casa. Quindi, ho preso la tinta per i capelli, la solita. Di questa tinta c'è anche della L'Oreal Excellence Creme, c'è anche un video specifico sul mio canale se vi interessa, però questa volta ho provato a prendere questa nuova colorazione che è Marron Chocolat. Lo farò e vedremo cosa salta fuori. Io quello, il colore che mi vedete adesso in testa appunto è il Marron Glacé e questo è più un pochino più rossiccio, un pochino più tra il dorato e il rossiccio, insomma. Un colore un pochino più meno naturale, secondo me, un pochino più particolare, insomma. E questa costa 8,95 euro. Poi ho preso una cosa per Angelica della Neo Baby, è un anello refrigerante da mettere in frigo. Lei ha già detto dal sesto mese, lei fa 7 mesi tra 2 giorni e oggi è spuntato l'impronta del primo dentino. Quindi io ho preso questo, l'ho messo in frigo, così lei si gratta le gengive, ve lo faccio vedere bene se vi piace. Là c'è. Poi ne entriamo nello specifico, questa 4,40 euro, poi entrerò nello specifico per se quando lo utilizzerò, insomma, o se vi interessa qualcosa di particolare scrivetemelo qui sotto. Poi ho preso uno smalto della Rimmel, questo Super Gel, che sarebbe praticamente il top coat che se vedete, infatti qua dice fase 2, è un top coat che va messo sopra la fase 1, cioè lo smalto normale. Io adesso ho indossato, ho quello che ho preso ieri da Lidl, vedete è già sbeccato purtroppo. Perché ho lavato i piattini di Angelica, ho lavato delle cose, le ho maltrattate, poi ieri sera le ho... Questa mano no, questa mano un po' sì, vedete, nelle punte. Comunque il colore è molto carino. Poi l'avevo preso da lo sopra, ma ormai è da togliere e da ridare. Comunque lo proverò, poi vi faccio sapere. Non ho preso il suo smalto corrispondente, lo provo a dare sopra i miei. Questo costava 2,70 euro, ho utilizzato lo sconto di 3 euro, nello sconto di 30, del 30% su un prodotto make-up, quindi anche uno smalto, quindi l'ho pagato da 2,70 euro, l'ho pagato 2,37 euro in meno. Poi ho preso le salvettine struccanti della Matte, sì, della Matte, queste. Vi saprò dire presto come vi saprò dire se mi piacciono o no. Sono delle salviettine con l'acido ialuronico, 25 salviette, senza alcol, senza coloranti. Costano 3,99 euro. Sapete che a me sta venendo la fissa anche oltre per la Dermolab, adesso ce l'ho anche per la Matte. E queste sono le sue salviette. Allora, di questa marca io oggi ho chiesto perché cercavo la maschera, che ne ho già una, l'avete vista una nelle scorte, nel video delle scorte, e non c'è. Vi ho chiesto, ho detto che il produttore le ha ritirate, penso per mandare quelle nuove, spero, quel nuovo packaging magari. Vediamo se arrivano, se sapete qualcosa più di me fatemelo sapere. Questa salvetta vi ho già detto 3,99 euro. Poi ho preso delle salvette per Angelica della Fria, non ho preso questa volta sempre le Frie Green, però questa volta le ho prese con le salvette di liquirizia e melograno. Anche queste mi sembra che abbiano così occhio un inci che va bene, comunque poi ci guarderemo nello specifico. Le ho prese in offerta 1,99 euro, le altre costano 2,40 euro, quelle che prendo di solito.
Poi ho preso, vabbè, i soliti anche i soliti, questa sulla slip, velocemente che utilizzo io, della Lines Intervallo Vero, questa volta li ho trovati non profumati, questi qua. Poi 2,65 euro. Poi ho preso come struccante, perché ne ho sentito parlare bene, volevo un'acqua micellare. Sapete che io utilizzo quella della Dermolab, però mi piace, sapete, provare a quella là, non mancherà mai in casa mia, però ho voluto provare che va bene l'altra per struccare occhi e labbra. Una, ne volevo una per bifasica da struccare anche il viso. Ho preso questa Venus detergente bifase, ultra rapido viso e occhi, andrà agitata, e questa è in offerta 3,50 euro. Se l'avete già usata, fatemi sapere come vi trovate, così si può struccare labbra, occhi, viso, tutto quanto. E poi, salvettino, perché Fria, salvettine intime. Ah sì, ho preso anche le salvettine intime della Fria, non le ho mai provate queste. Salvettine intime con Relief Complex con effetto lenitivo e serale equilibrante, anche queste dovrebbero essere buone. E le ho erano in offerta 99 centesimi. Poi ho preso due spugnette della... quando è a 99 centesimi, queste le utilizzo però per struccarmi o anche per pulire il visino Angelica dopo che ha mangiato. Oltre a farlo con l'acqua, glielo massaggio un po' con la spugnetta, perché la crema di riso, maestri tapioca, tutte queste cose, appena si entra in contatto con l'aria sulla pelle si solidifica, bisogna pulirle subito, quindi ho comunque queste a portata di mano. Spero che siano morbide, perché le ultime che avevo comprato sempre da Tigotà non mi sono piaciute. Poi, no, queste non le ho, mi sono sbagliata, queste costano 1,50 euro, non 99 centesimi. 99 sono delle altre spugne che avevo preso per la casa, sono rimaste qua dentro, queste qua, quella con la parte verde e la parte gialla, per pulire la cucina. Poi ho preso il Hair Drops, il dentifricio, sapete che io uso il Benefit come dentifricio sbiancante per i denti, però dato che queste erano offerte e costava 1,99 euro, esattamente come costa l'altro prezzo pieno, ho detto perché non provarlo, non spendo di più. Vi saprò dire anche qui come mi trovo. Poi come detergente intimo, in offerta 2,09 euro, c'era questo, il Lactacid detergente appunto intimo sensitive, per delicato e pelle sensibile con estratto di cotone. Non è profumato questo. Anche qui, e non ho guardato bene la confezione. Peccato che non ci sia il dosatore in questa confezione qui, poi dopo io comunque la travaso. Comunque si chiude la confezione. Poi, vabbè, poi ho provato questa volta invece le linee, sono di provare questi assorbenti della Licia che sono un po' più economici, costano 1,59 euro, hanno le ali, sono per flussi super dolci assorbenti. Poi ho preso delle calze, e costano 1,59 euro, ho preso delle calze della Golden Lady, sto guardando che non le vedo, eccole qua, body foam 4,19 euro, mi piacevano perché hanno questa specie di pancerina che aiuta a tenere dentro la pancia, ma più che tenerla indietro, io dentro, scusate, io le ho prese perché mi danno sollievo quando ho il ciclo, quando mi sento gonfio al ciclo mi piace avere qualcosa che mi spinge un po' la pancia. Ho preso la terza, speriamo che vada bene. Il tuo segreto di bellezza con l'antivelato con corpino contenitivo sul ventre, poi vedremo se sono confortevoli o no, speriamo. A proposito, ragazzi, oltre al Play, mi hanno regalato questo aggeggio che è un diffusore elettrico della Air Wick, fatto così, però mi hanno regalato solo la parte dello spinotto. Lo metterò da parte, poi adesso quando trovo qualche offerta del profumatore che ci va attaccato, magari lo provo. Mi hanno dato più che altro per istigare le persone a comprare l'altro pezzo, secondo me, senza dover spendere a comprare questo, perché è il pezzo che costa di più. Ultima cosa che vi volevo fare vedere, della matte sempre, è questa Siero, costa in offerta 12,99 euro, se ricordo bene dovrebbe costare sui 18, ed è un siero all'acido ialuronico puro, senza profumo e senza coloranti, ed è il supremo lip tint totale. Ne ho sentito parlare benissimo su internet, sempre su YouTube. Vedete, è in questa confezione dove c'è il contagocce all'interno, non so se si vede qui, sì, c'è la pompetta con il contagocce, e ho intenzione di usarlo già da stasera,
Qua ti tengo attento a mettere il siero sul viso e collo perfettamente struccati e il prodotto si assorbe facilmente stendendolo con un massaggio delicato. È una confezione da 30 ml. Ho voluto proprio provarlo perché 12,99 € mi sembrava un buon prezzo rispetto ai 18-20 che costa. All'interno poi ci sarà, come ti ho detto, sono stati molto insomma qualche pubblicità, qualche altro prodotto. Quindi della matta praticamente sono riuscita a trovare solo le salviettine struccanti e questo siero. Per il momento c'erano anche altri tre tipi di sieri di vari generi, ma per il momento insomma proviamo questo e vediamo come mi trovo. E poi ho preso questo librettino delle Driadi, non so se avete mai utilizzato uno di questi prodotti, Argan e Argan, senza siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti sintetici con oli di argan biocertificato spremuto a freddo. Qua praticamente è un libricino dove spiega un po' che cosa utilizzano per fare i loro prodotti, vedete, fanno vedere che questi sono i prodotti in commercio. Visto da Tigotà molto interessante, ci sono i packaging delle maschere per il sì, per il viso monouso, quelle nella bustina, queste qui sono per intenderci, le ho viste, costano mi sembra anche quelle poco, 1 euro qualcosa, e poi qui spiega nello specifico ogni prodottino, la sua funzione, ne spiega che cos'è, cosa serve, tutto quanto. Lo tengo perché ho visto che ci sono dei buonissimi prezzi su questi articoli, insomma. Se li avete già provati ditemi qualcosa, speriamo che sia buono anche l'inci. Quindi ragazzi, questo è tutto. E questa è stata la mia super spesa da Tigotà. Se avete usato qualcuno di questi prodotti fatemelo sapere, scrivetemelo qua sotto. Se ne avete altri da consigliarmi, fate altrettanto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Un bacio a tutte!